Sono il professor Antonio Meneghetti. Da 30 anni più ho cercato di esporre le mie scoperte scientifiche definite nella parola ontopsicologia. Purtroppo questa scienza elementare non è di facile comprensione, anche se l'applicazione del metodo o la prassi che se ne può dedurre è abbastanza pratica, facile, operabile pressoché da tutti coloro che hanno una formazione anche approssimativa. Ma quando vogliamo capirne l'intrinseco significato, quindi il cuore segreto di questa conoscenza, non è facile, assolutamente non è facile. Appunto perché è una conoscenza, una razionalità elementare. Elementare per me significa possedere dei criteri di analisi. Possedere dei criteri che autorizzano per evidenza. Cioè, evidenza è l'identità tra concetto e reale, e realtà. E si tratta purtroppo di entrare nell'evidenza di questo episteme della vita, questa conoscenza, questa razionalità elementare, vuole delle menti con capacità intellettiva, vorrei dire, abbastanza straordinaria. Ora, questo incontro è il tentativo di dare un'approssimazione legittima su che cos'è questa ontopsicologia. C'è da premettere che più di 30 anni fa io avevo già una formazione totale su tutto ciò che è lo scibile, filosofia, psicologia, sociologia, meglio ancora, qual è la problematica di ciò che è il male oscuro, l'incomprensibilità, il senso di fallimento, il senso di provvisorietà, il senso di probabilismo. Su quest'uomo, l'uomo per me è l'oggetto primario di amore, di passione, di scienza. Noi ci interessiamo dell'universo perché ci siamo noi. E fondamentale è il problema della nostra verità. Verità, cioè, come la vita, il cosmo, configura, identifica noi e come noi possiamo interagire con vantaggio, con guadagno, nella presa diretta della natura viva e come prendere la sanità, la riuscita, la realizzazione nel mentre che si vive. Il primo passo è stato quello di curare ciò che si chiama nevrosi, schizofrenia, psicosomatica, eccetera. La psiche è una cosa molto seria, è una cosa straordinaria. È la prima fonte di ogni energia, il primo seme di valore. E allora,
Innanzitutto ontopsicologia, in parole povere, onto, mettiamoci la vita, mettiamoci la natura. Onto è il reale, l'essere, ma l'essere quando si concretizza è la natura nella quale siamo immedesimati e ne siamo parte. Onto, psiche. Psiche, pensiero, intelletto, mente, coscienza, ragione, spirito, logia, razionalità, conoscenza, percezione. Scienza, quindi un sistema razionale applicato. Ecco. Nella competenza che avevo diversi anni fa, compreso l'impatto psicanalitico di Freud, di Jung, eccetera, ma tanti altri, anche la formazione su tutto ciò che era la psicologia del sacro, la competenza religiosa. In realtà avevo esaurito con semplicità la comprensione di ciò che la teologia per molti espone dei misteri. Avevo capito con semplicità le elucubrazioni verso un impossibile per l'intelligenza dell'uomo. Filosoficamente ero entrato nella semplicità, l'essere è tutto il resto, non ha senso. È solo ciò che fa parte intrinseca di questo semplice essere fa poi realtà vitale, realtà di successo. Ora, nelle varie scoperte che ho fatto, dove ho avuto la risposta delle mie conoscenze, delle mie sperimentazioni fatte per almeno 10 anni attraverso la clinica, cioè la cura di tanti sintomi, in più parti del mondo, in più etnie, in più psicologie, e curare il sintomo significava intercettare qual era il messaggio, il codice che la vita usa per la propria sanità, perché la malattia è sempre un disturbo, una deviazione, un qualcosa di traverso, qualcosa di improprio che noi riscontriamo, ma sempre è per difetto. L'errore, la malattia è qualcosa di postumo, storico, aggiunto, non fa parte dell'insé della vita per se stessa. Quindi l'uomo era sbagliato dal principio o il malato è in dolore perché qualcosa di se stesso si è introdotto in modo errato o egli stesso inconsapevolmente ha unito nella sua intimità. Andando dentro il cosiddetto inconscio, il cosiddetto lato oscuro della mente dell'uomo, e andando in fondo ho scoperto che c'è un principio, l'identico principio della vita in sé, partecipato in tutte le esistenze e nella individuazione, nel singolo uomo c'è questa partecipazione, cioè noi siamo viventi nella misura che siamo connessi, abbiamo il nesso ontico, il nesso causale con la vita, in senso di sanità, azione, progetto. Ecco,
Questo principio della vita, ma di cui noi ne siamo anche partecipazione, implica un progetto, cioè come la vita progetta noi nell'insieme della sua totalità. E questo progetto è veramente meraviglioso. È un progetto che si espone attraverso biologia, neurologia, si espone attraverso tattilità, percezione, istinti, emozioni, però tutto questo è fenomeno, fenomenologia. Nell'insepuro questo progetto, che poi ho chiamato in sé ontico, cioè in sé dell'essere che siamo, questo seme, questo nucleo che è invisibile di per sé, è totalmente trascendente di per sé, però si presenzia, si manifesta, quando è sempre è operativo di questa vitalità di cui ognuno di noi è corpo, è materia, è azione storica, eccetera. Cioè tutto quello che è il filmato, il teatro del nostro vivere, del nostro esistere, è attivato, trova la sua ragione, trova la sua identità in questo in sé della vita che è progettuale. Allora, una volta che io l'ho scoperto, ho provato ad adattarlo all'interno dei processi patologici. E questo seme, questo nucleo, mi dava l'indicazione e bastava eseguirlo per avere la cura perfetta del soggetto. Cioè il soggetto veniva reintegrato nella sanità originale di cui egli stesso faceva parte e bisognava togliere il sovrapposto. Il sovrapposto non logico, il sovrapposto improprio. La sede primaria era nella coscienza, cioè come l'io pensa, come ognuno di noi crede, è un conto l'opinione, è un conto il reale in sé. Opinioni oggi, tutto è opinione, ma la natura, la sanità hanno una semplicità categorica inequivocabile. Allora, questo inseontico, questo principio, di cui è stato difficile, non tanto il trovarlo, ma è stato difficile coglierne il linguaggio, coglierne il codice, il modo del suo dettato, le sue indicazioni, attraverso i sintomi, attraverso i sogni, attraverso tutte le espressioni che un soggetto usa per lingua, civiltà, tipologia, insomma, cogliere questo linguaggio, questo comunicato, al di là delle proprie apparenze, delle proprie fenomenologie. E l'ho trovato. Infatti, questo inseontico comunica attraverso il codice della nostra biologia, anche in senso arcaico, attraverso i nostri sogni. Per me è stato difficile centrare la logica di comunicazione di questo principio, di questo inseontico, e una volta trovata che ogni individuo ha in proprio, in dote naturale, e una volta trovata basta usarla, basta seguirla e il soggetto sperimenta innanzitutto la salute. Dopodiché, sempre seguendo questo progetto innato, riscoperto, selezionato da tutte le improprietà di cultura, di convinzioni, di abitudini, eccetera, eccetera, questo nucleo che pensa sempre l'identità del proprio progetto connesso con la vita, l'individuo comincia a fare una autocreazione, autocostruzione, che chiamo autoctisi storica, e questa autoctisi, questa autoformazione, autocreazione
quotidiana attraverso mille particolari che ognuno può fare in se stesso, e questa autotisi è importante che sia connessa con questo progetto dell'insieme ontico, perché questo insieme ontico è connesso, è la stessa cosa di quel principio universale che la vita usa per se stessa attraverso i fiori, gli uccelli, l'aria, l'atomo, la molecola, cioè il mondo, l'intimo mondo della vita. Noi, entrando in questa percezione univoca del nostro progetto, riusciamo prima a ristabilire la nostra funzionalità globale, integrale, e poi anche una successiva, direi, specializzazione nella gioia, nella personalità. In caso contrario, cioè se non seguiamo, se non conosciamo, si sperimenta la solita vita di stress, rimanendo sempre un po' disorientati, rimanendo senza l'amicizia univoca con quella vita che ci dà poi soddisfazione. Insomma, la vita è fatta bene, veramente è stupenda, ed è magnifico viverla nel pieno, in quel pieno di cui noi in qualunque modo ne siamo partecipazione viva. Ecco, questa è l'ontopsicologia nella sua sommarietà. Da questo dettato che ho cercato di dare, senza tradirne l'intima razionalità elementare, io penso che potrà aiutare quelli che vogliono entrare poi nei miei libri, che comunque sono belli, fanno sempre festa, ma non perché li ho scritti io, no, perché sono riuscito a capire l'alfabeto, il codice letterario, possiamo dire così, come la vita parla, ma ci attiva, ci causa, ci fa e ci comunica. Arrivederci.